Questa era una cosa che volevamo fare insieme, poi dopo qualche cosa è uscita fuori, quindi è giusto, era giusto che io chiarissi, e l'ho fatto già in più di un'occasione, dicendo che questa società non è una società fatta di dove ci sono dei soci che sono soci finanziatori e basta. Tutti quelli che sono in questa società e che sono entrati dall'inizio a oggi sono sempre stati soci che hanno comunque prestato opera fattivamente nella società. In certi momenti c'è qualcuno, io ho detto fortunatamente, considerando il momento che c'è in giro, che c'ha qualcosa da fare in più rispetto a quello, non perché io non abbia da fare o altri non abbiano da fare, però ci sono aziende e aziende. Antonio ha la bravura e la fortuna di essere il titolare di un'azienda che è in grandissima espansione in Italia, e quindi poche volte, purtroppo, perché di solito offre il pranzo, quindi poche volte purtroppo ce lo avremo qua vicino, e quindi ha preferito in questo momento occuparsi di più dell'azienda, giustamente, però senza lasciare assolutamente il Pescara senza il suo apporto. Oggi ho letto che dovevamo presentare il main sponsor, non è così nella realtà, perché ve lo spiego in due parole, perché c'è un tecnicismo da seguire, perché noi abbiamo comunque degli sponsor già sulla maglia. Questi sponsor hanno un diritto di prelazione come tutti quanti quelli che fanno i contratti di pubblicità, perlomeno sulle maglie, e che scade il 30 di giugno, quindi alla scadenza effettiva della stagione. Noi, avendo già questa possibilità, ci siamo mossi per tempo, quindi abbiamo chiesto la volontà a questi signori di rinnovare, di andare avanti o meno. Adesso, nel momento in cui sarà ufficiale che ci sarà la possibilità di chiudere il contratto, e poi sarà Antonio stesso a fare una presentazione dove riterrà opportuno del suo ingresso come main sponsor del Pescara. Quindi oggi non c'è nessuna presentazione, è solamente un modo per dire, per ringraziare da parte mia, ma anche da parte della società, non solo Antonio, adesso oggi presento solo Antonio, ma anche per esempio lo stesso Giacomo Ortolano, perché sono due miei amici, ma due persone che hanno dato una mano nel momento più difficile del Pescara, quando il Pescara ne aveva veramente bisogno. Oggi è anche più semplice, però in quei momenti io mi ricordo benissimo di averlo chiamato e di avergli detto solamente: devi darmi una mano, mi sbaglio? No. E lui mi ha dato una mano, come me l'ha dato Giacomo Ortolano, come me l'hanno dato tutti quelli che ancora oggi sono nel Pescara. Quindi io, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la società, lo ringrazio per quello che ha fatto fino adesso, e mi auguro che continuerà a farlo da sponsor, magari nel futuro, quando avrà più tempo, ma tanto lui è giovane, quindi c'ha più tempo di me, quando ci avrà più tempo a disposizione. Le strade sono sempre aperte e disponibili, non solo per lui, anche per Giacomo e per quelli che vorranno continuare a dare la mano al Pescara. Questa non è una società dove si fanno soldi, purtroppo, ma è una società dove tutti quanti quelli che sono entrati hanno consentito di arrivare dove siamo, e soprattutto di guardare il futuro in maniera sicuramente più tranquilla rispetto a quello che poteva essere qualche tempo fa. Per quanto mi riguarda, ho finito. Do giusto qualche precisazione. Intanto ringrazio Daniele dei complimenti che ci ha fatto come gruppo, come azienda, per quello che stiamo facendo. Per me è stato un onore essere socio del Pescara, essere vicepresidente del Pescara in un anno importante, sia questo della Serie A sia quello della Serie B, con il medesimo entusiasmo, nonostante i risultati forse non sono stati quelli aspettati dalla piazza o anche da noi rispetto al lavoro fatto. L'ho detto ieri quando mi ha chiamato Massimo per dirmi dov'era la riunione. Per me questo non è un addio, è un arrivederci. A me il Pescara è un qualcosa che poi il calcio, lo diceva Daniele, io non ero un appassionato di calcio, forse anche lui non era un appassionato di calcio, aveva il ciclismo nel cuore, poi è diventato un malato di calcio anche lui, è un qualcosa che ti entra dentro. Io rimango vicino alla squadra, come sarà opportuno se riusciamo, diciamo, a fare questa operazione sulla maglia rispetto allo sponsor che attualmente c'è, in maniera pacifica, ma a qualsiasi necessità, avendone le possibilità, sperando che nel tempo le possibilità possano essere, diciamo, sempre più importanti per poter rispondere a queste esigenze, di poter essere operativo anche nell'esperienza Pescara, perché il Pescara non è una società normale,
è la società di tutti per me, la società della città è patrimonio dei tifosi, è patrimonio della gente, quindi ognuno è pro tempore gestore di questo patrimonio. E rispetto a questo tipo di approccio io mi sento orgoglioso di essere stato con Daniele per un periodo di tempo e spero che nei prossimi anni, quando ce ne sarà l'esigenza, quando Daniele dovesse avere anche lui dei successi industriali fuori dall'Italia come alcuni altri di noi, voglia cambiare questa esperienza, voglio fare altre cose, essere disponibile a dare una mano. Bene, le domande, grazie. Per sintetizzare il tipo di sponsor, perché non possiamo... Beh, noi se facciamo lo sponsor lo possiamo farlo solamente come sponsor di prima maglia. Modus, diciamo. Modus, che è una delle società... Per sintetizzare, che fa? È una società di facility management, che fa gestione di patrimonio immobiliare, fornendo energia agli immobili pubblici e privati e facendo manutenzione per grossi patrimoni, che sono patrimoni di enti pubblici, di ospedali. Quindi noi come la potremmo descrivere? La descrizione è questa qui, lo so che l'inglese non è carino ogni tanto, ma si chiama società di management, di facility management. Comunque servizio energia o detta volgarmente manutenzione con fornitura di combustibile, se vogliamo essere diciamo più diciamo campagnoli rispetto alla gestione, ma non offende il tema. Noi abbiamo una serie, noi compriamo quantità di energia che siano combustibili di vario genere, metano, gasolio, quello che sia, per grossi clienti pubblici o privati, e insieme nella rivendita e nella gestione facciamo la manutenzione di questi immobili. Abbiamo una serie di clienti importanti, tutte le stazioni ferroviarie del centro-sud Italia, abbiamo aeroporti, ospedali, interi comuni, intere province, insomma questo è, le attività è da Palermo fino a Reggio Calabria, da Udine fino a Reggio Calabria, quindi è abbastanza impegnativa come tipo di attività. Questo è il tema. Cioè, per me da Pescara fino a Chieti. No, ma poi per essere precisi, il Pescara poi è un impegno importante. Se uno non lo può fare come lo fa Daniele, è meglio che non lo fa, perché non riuscirebbe a essere utile alla squadra. Daniele, ogni tanto noi in questi anni spesso ci siamo acchiappati, abbiamo riso insieme, abbiamo discusso, ma sempre nell'ambito di volersi bene e comunque di contribuire a fare qualche cosa. Daniele gli si deve far atto che si occupa in maniera quotidiana, con un impegno importante, forse anche lasciando ogni tanto le sue vere attività, che sono quelle per importanti per la sua famiglia, per il futuro delle sue persone, in maniera seria. È uno che si occupa dalle giovanili fino a passare per i giocatori, per lo scouting, ai rapporti con tutti quelli che sono gli interlocutori di questo settore. E io oggi questo lavoro, anche in maniera ridotta, non lo posso fare. Quindi è giusto che stare vicino a un amico in maniera diversa rispetto alle necessità in questo momento. Santa Croce no, hai ancora... Allora, come tutti i contratti di sponsorizzazione noi abbiamo comunque lasciamo agli sponsor che si affiancano al Pescara un diritto di prelazione per continuare come l'affittuario di casa, no? Quando scade questo diritto? Scade alla fine della stagione, quindi il 30 giugno. Noi provvediamo, abbiamo già provveduto ad anticipare con una nostra richiesta a questi sponsor la loro volontà di voler continuare o meno. Nel momento in cui sarà la risposta negativa di questi sponsor, vuol dire che avremo lo spazio per fare il main sponsor, a quel punto ufficializzeremo questa questione qua. Nel caso in cui non ci dovesse essere, non è che si è salvato, i soldi li ruberemo in altri modi. Qui dovete aspettare in pratica che l'acqua Santa Croce, per dire, vi fa sapere se è intenzionata. Non solo l'acqua Santa Croce, ci sono due sponsor sulla maglia, uno è l'acqua Santa Croce e uno è la Risparmio Casa. E siccome la Risparmio Casa più dell'acqua Santa Croce aveva manifestato anche l'anno passato la possibilità di, allora è giusto, ed è uno sponsor che ci affianca oramai da due stagioni, è chiaro che non è in discussione per un nuovo sponsor, ma è in discussione solamente per gli sponsor esistenti. Si può quantificare? Beh, io penso che questo non è il luogo adeguato per fare così. Ma anche perché non ancora, da questo punto di vista, non ancora. No, ma da questo punto di vista non ancora ne parliamo dal punto di vista dell'economico. Ma poi sarebbe poco corretto rispetto agli attuali sponsor che si sono vicino quest'anno, e quindi è giusto anche mantenere fino a fine stagione ufficiale un rapporto dignitoso. Insomma. Sì, ma quando sarà stato firmato il contratto. Sarà fatto, poi tieni presente che queste società, compresa la nostra, sono società grandi che hanno collegi di revisori, quindi anche parlare di cifre prima di aver firmato i contratti si va oltre le norme giuridiche. Ma non era, no, per essere chiari, questa conferenza stampa ha un obiettivo di questo tipo, nel senso che siccome
ci sono parecchie voci rispetto a un dissapore oggettivo tra me e Daniele, diciamo, non è che cambia, quella è una... Era giusto chiarire questo aspetto qua, perché ogni cosa che succede in questa società è vista sempre come un retropensiero. Cioè, il tema allora... è questo, premesso che io e Daniele non siamo due esseri umani, abbiamo su tante piccole e poche cose visioni diverse, ma è in discussione il rapporto umano e di amicizia che ci lega, questo è il tema. Poi così l'abbiamo chiarito alla stampa. Scusa, più tanto per chiudere il corto sponsor, se ci confermate invece problematiche relative a Santa Croce. Problematiche relative a Santa Croce, noi abbiamo nel nostro contratto, io l'ho già detto, perché si è voluto tirar fuori questo problema di Santa Croce, che effettivamente per noi non è un grande problema. Noi avevamo nel contratto con Santa Croce anche la possibilità di scambio merci, quindi noi siamo stati io l'avevo detto già all'inizio l'anno scorso. L'anno scorso questa società ha deciso di dare la maglia alla Santa Croce non solo perché cercavamo uno sponsor di maglia, ma anche per dare una mano ad un'azienda abruzzese che è in una fase di rilancio, e quindi ci pareva giusto fare questo tipo di accordo. Questo tipo di accordo prevedeva anche questa possibilità di scambiare una parte della pubblicità in merce, che poi chiaramente noi avremmo utilizzato e rimesso sul mercato. Quindi abbiamo deciso che questa parte qui, abbiamo chiuso l'accordo e questa parte qui venisse fatta in questa maniera. Questo però non comporta che i rapporti sono ottimi e noi non abbiamo nulla da ridire nei confronti dello sponsor. È chiaro che in un momento come questo ci sembra giusto e corretto chiedere la disponibilità agli stessi se sulla loro volontà di continuare, in caso contrario noi abbiamo... No, ma per chiarire, giusto per capire lo sponsor che dovessimo fare noi, possiamo tranquillizzare il Pescara che noi poi non faremo il cambiarci in metano. Quindi male che va, daremo soldi se può essere utile perché alla squadra, va, perché metano è difficile qua da consumare per il giocatore. Sempre. Per quanto riguarda Book, questa è una bella domanda. Perché, no, è una bella domanda. Perché lui aspettava. Sì, è una bella domanda perché nessuno ci ha pensato. E vi voglio dire una cosa. Io penso che noi abbiamo con noi, l'abbiamo avuto per 6 mesi da giocatore, e l'abbiamo da un anno circa come tecnico, prima della primavera e dopo della prima squadra. Abbiamo una persona che è una persona eccezionale sotto tutti i punti di vista. Cristian è un ragazzo prima di tutto per bene, una persona seria, un tecnico preparato e che farà parlare di sé. Io ho parlato molto chiaramente con Cristian, il quale mi ha fatto emozionare l'altro giorno. Perché mi ha prima di tutto ringraziato per quello che il Pescara ha fatto per lui. Due, mi ha detto che è a completa disposizione del Pescara per tutto quello che vorrà decidere il Pescara. E tre, che sarebbe onorato in ogni caso di rimanere a Pescara. Quindi io ti ringrazio per la domanda, perché mi piaceva sottolineare questo aspetto e mi era passato un po' di mente. Ma magari avercene di ragazzi, di gente come Cristian. Quindi sicuramente Cristian rimarrà nella famiglia. Chiudiamo con Mesa, che invece... Mesa arriverà, lo conoscerete nel momento in cui presenteremo l'allenatore, perché l'ho invitato personalmente, lui per non venire due volte, che non è che proprio sta qua dietro, e verrà in quell'occasione, lo conoscerete. Ma l'accordo con Mesa sarà soprattutto importante in chiave futura per i rapporti di interscambio di calciatori, di giovani importanti, di gente sulla quale, di giocatori sui quali Tonino Di Battista e Nando Ruffini stanno già lavorando da un anno. Perché 3 o 4 sarebbero già in arrivo? Non solo da parte loro, ma ci potrebbe essere anche qualcuno da parte nostra verso di loro. Quindi si può ipotizzare una sinergia virtuosa con il Sud America? Ma io penso che per noi queste sinergie siano sicuramente importanti, anche quella con il Teramo, per esempio, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, per me è un qualcosa importantissimo. Non me ne vogliano le altre, ma un Teramo in C1 sarebbe veramente, come diceva qualcuno che ci allenava, sarebbe veramente tanta roba per il Pescara.
e per i giocatori giovani del Pescara. Senti, e invece, sempre tornando per un attimo a Mesa, nel Wanderesanu pare un centro sportivo eccezionale, anche nel ricreativo pare che l'abbiano fatto sulla scorta di quello, e sarà così? Sarà tipo quelli? Sarà, se volete un'anteprima sul progetto del centro sportivo nostro, sarà secondo me forse migliore, perché il nostro centro sportivo prevede la costruzione di 4 campi, di cui sicuramente un paio saranno in erba sintetica di ultima generazione e uno in erba naturale, e un altro sarà un po' più piccolo d'allenamento per recupero e tutto quanto il resto. Ma la cosa importante sarà la costruzione all'interno del centro di tutta la parte relativa alla foresteria, alla mensa, all'aula didattica dove i ragazzi faranno scuola, e c'è già un accordo in questo senso con una scuola per far sì che i ragazzi non si spostino da dentro al centro, soprattutto quelli che arrivano, i ragazzi più piccoli, quelli che arrivano da fuori. E nella foresteria chiaramente ci verrà poi anche la prima squadra nel momento in cui ci sarà la giornata del ritiro pre-gara, e quindi il tutto sarà fatto dentro alla casa del Pescara. Il progetto è veramente molto ambizioso, io mi auguro che per una volta i tempi della politica saranno brevi, veloci, perché secondo me è una struttura che porterà un grandissimo movimento nella città di Silvi, nel paese di Silvi, e devo dire che abbiamo trovato un'amministrazione non disponibile, di più, perché hanno colto al volo un'opportunità importante, un'opportunità che è per tutta la collettività di Silvi. Non è tanto lontano da Pescara, purtroppo a Pescara non ci sono spazi per realizzare un centro di quel tipo, ma probabilmente da Milano non è vicino, per capire. Ma infatti dicevo, praticamente tutti i centri sportivi delle squadre sono un pochettino fuori, noi abbiamo la fortuna di avere queste vicinanze, lontananze che sono vicine sostanzialmente, perché 10 minuti di macchina si è sul centro sportivo, nel momento in cui arriveranno gli altri ponti che sono già in lavorazione si snellirà sicuramente il traffico e si farà anche in tempi molto, molto rapidi. Ma io vi devo dire sinceramente che intanto io faccio i complimenti a Lanciano, perché Lanciano ha compiuto un miracolo, ma veramente un miracolo, perché in 3 o 4 anni questa società è andata dalla C2 alla Serie B, ha raggiunto una promozione in Serie B storica per Lanciano, ha mantenuto la Serie B che è altrettanto storica ed è importantissima. Chiaramente c'è un derby, ci saranno 2 derby il prossimo anno, io mi auguro che, visti i rapporti che ci sono tra le due società, ci sia la stessa cordialità anche tra le tifoserie, perché sono due città vicine, perché tutto sommato siamo in Abruzzo ed è giusto che ci sia nelle 2 giornate di festa e non sicuramente di problemi.